Elon Musk se ne viene fuori con l'idea che lo smartphone verrà sostituito molto presto da un chip infilato nella tua calotta cranica. Non lo so se ha ragione, però io ho una cosa da dirti. Probabilmente molto presto finirai di digitare sulle tastiere piccole e scomode degli smartphone, perché farai un'altra cosa. Adesso ti spiego cosa. Nell'ultimo mese ho utilizzato il mio iPhone 15 Pro Max e il mio Google Pixel 8 Pro con un metodo e in un modo diverso, cioè ho sostituito completamente la redazione dei messaggi di ogni genere che facevo con le dita, con i polpastrelli, scomoda, piena di errori, come dire, che mi ha anche provocato una tendinite praticamente. Con la dettatura. Ebbene, questi due smartphone implementati dall'intelligenza artificiale in questa particolare, diciamo, sezione del loro agire, del loro registrare dati, hanno rivelato una cosa molto importante. Effettivamente, per la prima volta, la mia esperienza d'uso. Quando digito un messaggio WhatsApp per mia sorella, per mio figlio, piuttosto che una mail per il mio cliente che non mi paga, la mia esperienza d'uso è cambiata. Fino a poco tempo fa, infatti, i microfoni della Gboard, per dire la tastiera più utilizzata nel mondo Android, e della tastiera di Apple, dell'iPhone, registravano con grande difficoltà la successione delle frasi. Mi aiutava il fatto che sono vecchio e che nella prima parte della mia carriera giornalistica ho dettato i miei articoli, ivi compresi i segni di interpunzione, ai dimafonisti. Erano quei tecnici dei giornali che mettevano il telefono in un registratore e registravano nelle microcassette per poi andare alla, diciamo, alla digitazione sulle loro tastiere per immettere nei sistemi, nei primi sistemi informatici di creazione dei giornali, gli articoli che arrivavano da fuori dai collaboratori come me allora. Questa facilitazione mi ha permesso di avere la capacità di dettare al microfonino delle tastiere con più diciamo proprietà. Ma c'è una cosa importantissima. Ho fatto questa cosa per un mese cercando di sostituire alla digitazione con le dita la dettatura alle tastiere, aprendo i microfoni e cominciando a snocciolare le frasi con i segni della punteggiatura compresi. Adesso il sistema operativo iOS 18 Developer Beta che ho dentro il mio iPhone 15 Pro Max e la Gboard del mio Pixel 8 Pro hanno una caratteristica che rende, come dire, molto diverso il modo di dettare i propri messaggi. Attendono le pause di chi sta dettando. E allora, nel dire ciao Anna, come stai? Ci vediamo a mezzogiorno in via Dante numero 7, basta sostituire questa frase con ciao Anna, virgola, come stai? Punto di domanda. Ci vediamo a mezzogiorno in via Dante numero 7, punto esclamativo, e il gioco è fatto perché l'accuratezza con cui questi registratori vocali trasformano il tuo audio in testo in tempo reale è diventata superiore al 95%. Mi sono trovato su mail molto lunghe a correggere tipo due o tre parole. Mi sono trovato sui messaggi WhatsApp a registrare il fatto che non dovevo più correggere neanche i segni di interpunzione. Perché, te lo ripeto, perché i microfoni adesso attendono il tuo pensiero, cioè il fatto che prima di dettare una frase la organizzi nella tua testa e poi la dici. Attendono le tue esitazioni e anche addirittura comprendono l'intonazione della frase e forniscono alla frase stessa dei giusti segni di interpunzione. Per cui, sai qual è la questione?
La questione è che Musk dice che lo smartphone sarà sostituito molto presto da un chip dentro il nostro cervello. Ma io non penso che siamo a questo livello. Penso però che siamo molto vicini al fatto che tu nei prossimi mesi possa smettere di rovinarti i tendini delle dita picchiando approssimativamente sulle tastiere degli smartphone per cominciare a dettare i tuoi messaggi, che vedrai trasformati in testi scritti nelle varie applicazioni con un'accuratezza veramente sorprendente. E sai quanto tempo guadagni? Alla prossima!